Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Fino a 27 anni stiamo vivendo la nostra primavera. Fino a 54 la nostra estate. Fino a 81 il nostro autunno e poi arriva l'inverno. Giuseppe Ungaretti. Inverno. Come la semente, anche la mia anima ha bisogno del dissodamento nascosto di questa stagione. Io trovo bellissima questa analogia, l'idea che anche l'anima, ogni tanto, abbia bisogno di andarsene in letargo sotto una coltre di neve, di riprendersi dal caos dell'esterno e di rigenerarsi al buio, dentro di noi. Così come fanno i semi e le radici sottoterra. Trasmissione dedicata ai frammenti delle nostre vite per una longevità consapevole. Una trasmissione di volontariato in una radio di volontariato, K Radio. In un'associazione di volontariato, Istituto Culturale Sole e Luna. Una trasmissione che vuole essere di conforto a chi cerca una voce amica, con informazioni utili e collegamenti in diretta con la giornalista Carmelina Rotundo Auro da eventi vari dove vive la vita, dove l'amore trionfa e dove le tre vie, cibo, movimento, meditazione possano trovare sbocco per fluire attraverso le quattro stagioni. Sono Renzo Samaritani e vi presento, Note di Vita. Una trasmissione di K Radio. Per informazioni www.kradio.net. Siamo in diretta. Non so se succede anche agli altri utilizzatori. Che bello questo zaino. Sto guardando la vetrina di Scout. Via. Che via è questa? Allora, questa dovrebbe essere via Righi, via Augusto Righi. Allora, queste dirette, stavo dicendo, non so se è accaduto anche agli altri utilizzatori della app di Spreaker, la piattaforma che noi utilizziamo per andare in diretta, ma praticamente quando io l'ho aperta stamattina, poco fa, per andare in diretta, non ho dovuto fare niente, si è aperta direttamente la schermata per andare in diretta, boh. Non so se fa parte dell'ultimo aggiornamento della app o se sono io che ho schiacciato qualcosa che di solito, senza accorgermene insomma, che di solito non schiaccio. Boh, fatemi sapere se qualcuno che la usa, tipo Boditaro, Maurizio DJ. Buongiorno soprattutto a Maurizio Lodi DJ, nostro direttore artistico dello studio di Ferrara. Allora, a proposito di Maurizio, proprio ieri parlavamo con lui per definire gli ultimi step prima della partenza ufficiale di K-Radio, perché vi ricordo che queste sono prove tecniche di trasmissione. E praticamente eravamo arrivati alla conclusione che il palinsesto era quasi pronto. Mancavano un paio di rubriche. Allora, una la condurrà Maurizio il venerdì, un magazine, non mi ricordo più il titolo, Bilapalula, no, quella era una trasmissione famosa. Vediamo se prendo la trasmissione che ha condotto ieri. Ula Baluba, ok. Che Ula Baluba, ma penso che la trasmissione si intitoli solo Ula Baluba. Penso, eh.
comunque dopo la riascolto, perché appena arrivo in ufficio stamattina devo mettere mano al palinsesto, appunto, in base a quello che vi sto raccontando adesso, aggiornare la pagina di caparadio.net, appunto, con il palinsesto. Quindi per chi mi sta ascoltando in diretta, già oggi pomeriggio lo troverà aggiornato a quello, tra virgolette, definitivo, perché naturalmente non c'è mai niente di definitivo, perché uno chiude un cerchio, ma poi il cerchio in fondo non si chiude mai, perché poi uno, magari un collaboratore nostro fa una serie di trasmissioni, fa un ciclo di trasmissioni, fa 10 puntate, poi decide che basta. Ad esempio abbiamo avuto Dario Gabrielli con la sua rubrica Radio Notizia, ha fatto tot puntate che adesso rimetteremo in onda, praticamente rimetteremo in onda una puntata al mese, ne abbiamo così tante che andremo avanti per 5 anni secondo me, eppure lui non c'è più, ma perché è normale, cioè le persone hanno una vita anche al di fuori di Caparadio naturalmente, quindi uno non è che deve legarsi a Caparadio per sempre, uno dice collaboro con Caparadio per 6 mesi, per 1 anno e poi dopo faccio altro, perché abbiamo tutti una vita privata, a volte ci sono anche dei contrattempi. Adesso ho un'amica che poverina, prima saluto con affetto, anzi no, non facciamo nomi perché magari non gradisce, però inizia per M, ha perso nel giro di pochi mesi, si può dire, prima la madre, poi il marito e adesso il papà. Pensate un po', nel giro di una manciata di mesi, ogni anno ha 12 mesi, boh, sarà un anno e mezzo, un anno e mezzo ha perso praticamente tutta la famiglia, gli è rimasto solo il figlio, che comunque c'ha la sua vita, insomma, però vabbè, è vivo. Beh, naturalmente la sua vita, vive fuori di casa, eccetera, è adulto e vaccinato, come si suol dire che al giorno d'oggi è anche tanto di moda essere adulti e vaccinati. E quindi ci sono anche gli imprevisti, che poi non sono imprevisti, sono previsti. Non sono per niente imprevisti. Purtroppo sono fin troppo previsti, perché questa è la vita materiale. Siamo qua di passaggio tutti quanti. Ma l'importante è capire che noi non siamo questo corpo, siamo l'anima spirituale che vive all'interno del corpo, particelle infinitesimali di Krishna, Dio la persona suprema, che se preferite chiamarlo Cristo, Geova, Allah, Buddha, sempre lui è. E il corpo è un po' come un'automobile che ci permette di muoverci, di agire in questo mondo materiale. È un po' come un vestito vecchio che quando è logoro si butta e si prende un nuovo vestito. Questa è la reincarnazione, la metempsicosi. Il processo della metempsicosi che include poi la presenza del karma e quindi le leggi della natura. Quindi purtroppo è tutto fin troppo previsto, sia dal naturale destino delle cose che dal karma, quindi dal nostro presente, dal nostro futuro che abbiamo costruito in passato con le nostre azioni. Ogni azione genera una reazione positiva o negativa a seconda di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo combinato di bello e di buono nella nostra vita. E poi ci sono invece le nostre azioni neutre e quelle non provocano karma, ci sono quelle positive che portano reazioni positive
quelle negative che portano a reazioni negative e quelle neutre che sono le migliori. E quindi, mentre mi dicevo questa cosa, sono passato di fianco a un clochard che stava raccogliendo i propri panni nei quali ha dormito in un letto di fortuna questa notte. E naturalmente lui se l'è meritato dalla vita precedente questa condizione. Però per noi occidentali è scandaloso dire se l'è meritato, perché è brutto da dire. Effettivamente non è tanto né merito né demerito, ma è appunto semplicemente karma che abbiamo prodotto con le nostre azioni. Tutto qui. Oltretutto non c'è solo un karma individuale, c'è anche un karma collettivo, quindi ci sono anche intere popolazioni che subiscono un karma collettivo. Questo è un discorso un po' più complicato, ecco, possiamo farlo in una puntata a parte. Se volete scrivete a redazione@caparadi.net. Ecco, piccola parentesi tecnologica. Dopo l'ultimo aggiornamento di Apple Watch, del sistema operativo, finalmente, se stai camminando come sto facendo io, finalmente stamattina sono andato al lavoro a piedi, ieri, per chi era in diretta con me, non sono riuscito, era troppo tardi. E quindi adesso si inizia a camminare, io vado al lavoro a piedi apposta, no, per muovermi, e ti dimentichi di far partire l'allenamento, chiamiamolo così, camminata sull'Apple Watch. Dopo 8 minuti lui rileva e dice: vuoi salvare la camminata che stai camminando? Vuoi salvare la camminata che hai fatto fino adesso? Tu gli dici di sì e poi da quel momento, tra l'altro, continua a segnare la camminata. Allora, viene segnata comunque, quindi comunque l'Apple Watch conta costantemente i tuoi passi, le tue pulsazioni del cuore, quindi tiene monitorate un sacco di funzioni vitali. Però questa cosa in più mi scocciava, perché io tante volte mi dimenticavo di far partire appunto proprio l'allenamento vero e proprio, camminata o corsa se voi correte, cioè. Ed era tutto sprecato, insomma. Però certo, i passi li contavo lo stesso, ma non a livello di allenamento. Poi forse manualmente potevi integrarlo, però adesso almeno invece finalmente . Quindi, allora, tornando a Moritz, che io faccio tutti dire, le mie trasmissioni sono sempre una piovra, no? Una piovra di argomenti, tutti i tentacoli sono un argomento diverso, io li scaglio tutti intorno a me quando inizio una diretta, e dove prendo. A volte mi scordo anche di quello che dico, ma io così anche negli audio, su WhatsApp, su Telegram, con gli amici. Inizio dalle calende greche, come si suol dire, per dire una cosa. Audio di 20-30 minuti.
perché devo sempre partire dalle calende greche. E poi spesso e volentieri mi auto perdo, non mi ricordo neanche più cosa volevo dire. Allora, queste dirette che sto facendo senza né sigla né musica né niente, se andrà in porto quello che vi ho preannunciato ieri, e penso che sarà così, io poi quando sapete che passeggiando con Rami va in onda una settimana sì, una settimana no, di mattina intorno alle 6.15, 6.30 del mattino. La settimana dopo, quando io faccio il turno del pomeriggio, che vado a lavorare di pomeriggio, perché essenzialmente passeggiando con Rami era nato proprio per accompagnare me stesso in un viaggio radiofonico, audiofonico, insieme a voi che mi tenete compagnia mentre appunto cammino, e così mi alleno anche e vi parlo, quindi mi sfogo, vi racconto e mi autoracconto delle cose che poi magari non ve ne frega niente, però evidentemente sì, visto che ha degli ascolti molto alti passeggiando con Rami. E questo avviene soprattutto quando io vado a lavorare di mattina, perché quando vado a lavorare di pomeriggio non c'è tutta questa tranquillità di poter parlare, cioè all'ora di pranzo tu esci, vai a lavorare, inizi a parlare. Vabbè, adesso nell'era di WhatsApp, Telegram potrebbe essere che stai lasciando un audio a qualcuno, però a volte sembri anche un matto, ecco. Non so, saranno le mie fisse. Quando Maurizio dice, quando andate in un locale dovete dire che siete di Kappa Radio, dovete dargli un volantino, a parte che non ce l'ho il volantino, non ho niente di cartaceo, adesivi di Kappa Radio, non ho nulla, però è proprio che io mi vergogno, ma io mi vergogno di qualsiasi cosa, cioè sono proprio fatto così, io lo so che sono fatto sbagliato, però sono fatto così. Quando fumavo, e ringraziamo Dio che non fumo più, perché fumavo quasi 2 sigarette al giorno, ormai sono passati tanti anni da quando ho smesso, e ho smesso grazie a un libro che si chiama È facile smettere di fumare se sai come farlo, compratelo. Non funziona se ve lo comprano, non funziona la versione digitale, io che sono un grande fan della lettura digitale, cioè ebook, questo lo dovete comprare cartaceo e ve lo dovete comprare da soli. Ok, dovete andare in una libreria, soffrire, se non lo trovate lo dovete ordinare, dovete aspettare, pazientare, quando arriva ve lo andate a prendere, tenetelo fra le mani un attimo e sappiate che avete per le mani il vostro futuro, e poi andate a casa e iniziate a leggerlo senza fretta. Non è obbligatorio leggerlo tutto d'un fiato, potete metterci anche un anno, potete leggerlo in una settimana, potete leggerlo in un anno, potete leggerlo in 10 anni, a seconda delle vostre tempistiche, perché in realtà il vostro inconscio, quando inizierete a leggere quel libro, saprà già che quel libro vi porterà a smettere di fumare, quindi il vostro inconscio potrebbe autosettarvi su... Mi stavano schiacciando sulle strisce pedonali, su dei valori adatti a voi, che magari voi non lo sapete, ma a livello inconscio lo sapete, che non siete pronti per smettere di fumare, sarete pronti fra 6 mesi, e quindi ci metterete 6 mesi a finire di leggere il libro. Non forzate le cose e soprattutto non compratelo se non siete veramente decisi a smettere di fumare. Ellen Carr, è facile smettere di fumare se sai come farlo. Ecco, i famosi tentacoli della piovra che dicevo prima, che lancio qua e là quando vado in diretta, poi non mi ricordo più cosa volevo dire. Perché siamo arrivati a parlare di questo libro? Boh. Allora,
Ma chi se lo ricorda? Visto che non me lo ricordo, torniamo all'argomento che doveva essere l'argomento della diretta, il palinsesto. E quindi mi diceva ieri sera Maurizio, mancano un paio di rubriche, la prima ve l'ho già detto, la condurrà lui, e poi servirebbe una rubrica di arte e cultura, e abbiamo finito col palinsesto. Allora, visto che un tipo di rubrica così, di fatto, Carmelina Rotundo Auro, la nostra giornalista Carmelina Rotundo, iscritta all'albo dei giornalisti, che ha partecipato a una puntata delle ragazze di Rai 3, mi pare. Se volete rivedere quella puntata, scrivete a carmelina@kradio.net, vi mandiamo il link diretto alla replica su Rai Play. Sto facendo una salita, quindi se ansimo più di prima, sapete perché? Mamma mia, a parte con l'inquinamento che c'è su questa salita, senti proprio, mamma mia, la puzza dei gas di scarico, terribile. Speriamo presto di avere solo auto elettriche in giro. Per fortuna una nuova era sta arrivando. E quindi l'ho detto a Carmelina e lei ha detto benissimo, dice, ci penso io. Ha già deciso il nome, si chiamerà, ve lo dico subito, Imprevedibili Imprevisti. Sarà un quindicinale di arte e cultura, appunto. E così abbiamo chiuso anche il famoso cerchio, abbiamo chiuso il cerchio di cui parlavo prima. Oh, da questo istante sono in discesa. La salita è finita. Ecco qua. Ieri mi è venuto in mente il nome di uno di questi giornaletti di cui parlavo una volta in una diretta, erano qui a Bologna, non so se questo era solo a Bologna, vabbè, a parte Zero in Condotta, però quello era già abbastanza recente. Però uno più vecchio che io e Maurizio aspettavamo sempre con gioia nelle edicole era, se non ricordo male, La Città in Tasca. Mi è venuto in mente ieri, te lo ricordi Maurizio, La Città in Tasca? Ma noi cosa facevamo pubblicare su questi giornali? Io non mi ricordo, Maurizio. E poi, non si potrebbe ritrovare una vecchia copia? Dobbiamo cercare su internet. Magari c'è qualche archivio da qualche parte di questi vecchi giornali che si può sfogliare. Magari qualcuno che vende giornali e libri usati ne ha qualche copia, chissà. La Città in Tasca, chi lo produceva, dove aveva sede? Anche perché io, nella strada che sto per fare, fra poco vi dirò come si chiama, adesso non me lo ricordo, quando la imbocchiamo ve lo dico, ho un vago ricordo che lì ci fosse qualcosa, non so se una radio, una TV o un giornale. Quindi Maurizio, poi se sta ascoltando me lo dirà. Bene, allora, quindi il palinsesto è completo. Oggi vado a scriverlo per bene, a riscrivere, insomma, a modificare la pagina palinsesto su kradio.net. Quindi per chi mi sta ascoltando in diretta oggi pomeriggio può andare a vedere. E quello sarà già il palinsesto, tra virgolette, ufficiale, definitivo, perché, ripeto, poi la vita è bella perché varia. Per 6 mesi va in onda uno, poi magari quello smette e troveremo qualcun altro, perché non c'è problema. Anche perché se il palinsesto non cambiasse mai per 20 anni, sai che noia.
quindi ben vengano ogni tanto dei cambiamenti, c'è chi va, c'è chi viene, eccetera eccetera. Qui c'è una bella ambulanza, come giustamente diceva Carmelina in una diretta di pochi sabati fa da Firenze, ce ne sarà un'altra molto presto, tenetevi pronti perché c'è un altro evento sempre a Gelatarium, sarà un evento di arte, cultura e poesia organizzato da Carmelina Rotundo Auro a Firenze, sempre, ripeto, a Gelatarium. Questa volta l'evento sarà dedicato proprio al gelato e quindi le opere d'arte, le poesie, gli scritti, le canzoni, tutto quanto ruoterà intorno al tema del gelato, appunto. Quindi non vedo l'ora di collegarmi in diretta da Firenze con Carmelina per scoprire quali saranno le opere delle persone che collaboreranno a questo nuovo evento. E quindi adesso imbocchiamo quella via che vi dicevo. Non so ancora quando andrà in onda la rubrica di Carmelina, non ve lo so dire. Via Tiberio Fiorilli. Via Tiberio Fiorilli, sì. Ecco, io qua ho il vago ricordo che ci fosse qualcosa una marea di anni fa, però non ne sono per niente sicuro. Ci sono le torri, oddio, sono le due torri che appunto si vedono bene già dal ponte di Stalingrado. Queste due torri sono due mini grattacieli che poi sono veramente, sì, magari è molto alto, ma neanche poi così tanto, cioè, perché poi alla fine se andiamo in giro per il mondo ci sono i grattacieli veramente alti, ci sono, non sono di certo questi. Ma sto guardando la struttura perché ci sto passando sotto adesso, non è neanche poi così brutta, però c'è l'odore dei bidoni del rusco, come li chiamiamo a Bologna. Non so se voi sapete cos'è il rusco, perché forse solo noi a Bologna lo chiamiamo rusco. Che ora abbiamo fatto? 46, ok. Sì, stamattina sono proprio in perfetto orario. Ce l'ho fatta venire al lavoro a piedi, bene, ottimo. Allora, ragazzi miei, ragazzuoli, come dice la Chris75, iscrivetevi al suo canale. Peccato che non sono. A proposito di vergognarsi, che è uno dei temi che abbiamo trattato oggi, ho tentato di convincere Chris75 del canale YouTube Chris75, appunto, che abbiamo avuto qui in diretta su Caparadio, proprio insieme a Carmelina. Le ho messe insieme, le ho fatte conoscere. Si sono piaciute tantissimo e hanno detto che faranno un'altra diretta insieme prossimamente. E ho provato a convincerla, come facciamo già con Lucy Medici, a prelevare gli audio delle sue trasmissioni, dei suoi video YouTube e metterli in onda qua su Caparadio, ma lei ha detto che si vergogna. Ma di cosa ti vergogni, Chris? Non ti devi vergognare di niente. Sei fantastica, di cosa ti vergogni? E poi, a proposito di palinsesto, non qui su Spreaker, ma su Anchor, sempre Caparadio, però su Anchor, trasmettevamo gli audio dei video YouTube di Lucy Medici.
e al momento non lo stiamo più facendo. Cosa vogliamo fare, Maurizio? Dobbiamo integrarla nel palinsesto? Oppure per adesso lasciamo in stand-by? Non lo so, dimmi tu. Il permesso da parte di Lucy Medici di trasmettere l'audio dei suoi video YouTube non è mai stato rimosso, quindi lei è sempre ben contenta se vogliamo continuare a farlo, ma per ora non lo stiamo più facendo perché Anchor non ha più un palinsesto separato. Adesso Anchor trasmette le stesse cose, Caparadio su Anchor trasmette le stesse cose che trasmette Caparadio su Spreaker, anzi a volte con leggero anticipo, perché utilizzo Anchor proprio per confezionare le trasmissioni che poi vanno in onda su Spreaker, quelle non in diretta. Ad esempio questa diretta di stamattina, settimana prossima, questa diretta di stamattina che si chiama Passeggiando con Ramananda, la settimana prossima, esattamente lunedì per la precisione, verrà riproposta all'interno di Caffè con Svista. E lo confezionerò, questa puntata di Caffè con Svista, la confezionerò proprio con Anchor. Quindi, Passeggiando con Rami, una settimana sì, una settimana no, in diretta, circa 6.15, 6.30 del mattino, in diretta su Anchor, Caffè con Svista, sempre una settimana sì, una settimana no, sempre dal lunedì al venerdì, orario imprecisato. Entro sera esce la puntata, è registrata e dentro ci metto, tra le altre cose, anche Passeggiando con Rami della settimana precedente. Il lunedì metterò, lunedì pomeriggio in Caffè con Svista, metterò la diretta del lunedì precedente del mattino di Passeggiando con Rami, il martedì quella del martedì e così via. Poi metto gli audio YouTube, gli audio WhatsApp. Ecco, in Caffè con Svista potremmo mettere Lucy Medici, mi è venuta adesso l'idea, che ne pensi Maurizio, sappimi dire. E poi stavo dicendo, all'interno di Caffè con Svista metto, così come anche dentro Sabato In, che non sempre faccio in diretta, faccio Sabato In in diretta solo quando ho un collegamento, ad esempio con Firenze o con Carmelina, ma per il resto d'ora in poi confezionerò Sabato In con degli audio che mi lasciate su WhatsApp, quindi sia i conduttori di Caparadio che anche persone esterne, se vogliono, mi possono lasciare degli audio su WhatsApp. Scrivete a WhatsApp chiocciola redazione, buonanotte, WhatsApp chiocciola caparadio.net, e poi noi li mettiamo in onda questi audio, che è una cosa che mi sta piacendo molto questa. Lo stesso Maurizio può collezionare audio di altre persone che però siano d'accordo che i loro audio vengano messi in onda, me li inoltre e io appunto li metto dentro a Caffè con Svista, Sabato In, eccetera. Ok, mamma mia, è stata una bella camminata, ragazzi. Sto camminando da 37 minuti, ottimo, ottimo, ottimo. Il mio battito cardiaco è di 95 bpm in questo istante, ho fatto circa 2,5 km. Bene, bene. E sono quasi arrivato, ottimo. E mi sa che sta arrivando anche l'autobus, che ovviamente stamattina che non l'ho preso è in perfetto orario, stamattina che ho deciso di venire a piedi in perfetto orario, se lo prendevo sicuramente ero in ritardo. Adesso ve lo dico, però secondo me quello che è alle mie spalle, che passerà di fianco a me fra poco, è il 28.
Ecco, vediamo un po'. Esatto, sì, è il 28. Quindi stamattina è in perfetto orario. Chissà, sarà un caso che ieri abbiamo fatto quella diretta. Ah, ci siamo scordati di, nella registrazione della diretta di ieri, su Facebook, taggare la tipper. Ricordiamocelo, Maurizio. Così sentiranno un po' di cose, soprattutto che ha fatto salire questo, se c'eravate ieri in diretta, che ha fatto salire questa ragazza, raccogliendola praticamente da un incrocio dove non c'erano né strisce pedonali né niente, che l'autista con la bava alla bocca praticamente appena visto una ragazza ha deciso di farla salire anche se non eravamo alla fermata. Io ripeto che se ero io col cavolo che mi faceva salire. Direi che posso cominciare a salutarvi. Che profumo di terra bagnata. Sono in un parco. Ecco, abbiamo gli uccellini stamattina finalmente. Mamma mia, che bella questa pozzanghera d'acqua enorme. Adesso la fotografo, la metto nel gruppo di Caparadio su WhatsApp. Ai piedi di un albero. Iscrivetevi al nostro gruppo WhatsApp. WhatsApp@caparadio.net. Ecco qua, bellissima questa foto. Lo sto pubblicando lì appunto nel gruppo, eh? Il saluto della K Radio si intitola. Si chiama, più che si intitola. Ecco qua. Bellissimo. Tra poco chiedo al capolinea autista fermo. Scusi, la linea 34, ma eseguito dove va? Tra poco due pack tipper. Sì, un'altra persona mi sta scrivendo, adesso non faccio il suo nome perché non so se mi autorizza. Comunque, uno dei conduttori di Caparadio mi sta scrivendo che anche lui ha problemi con la tipper. Purtroppo è così. Messi così. Ok. Vedo che sempre in saluto di Caparadio c'è il buongiorno di Anna, che conduce un venerdì sì, un venerdì no, tutto sul paranormale qui su Caparadio. Buongiorno anche a te, carissima Anna. Un saluto a tutti. Buona giornata e rimanete sintonizzati su Caparadio. Visitate www.caparadio.net. Mi raccomando.
Cosa si dicono tutti i giorni Paola di Risparmio in Cucina Aloha e Renzo Samaritani su WhatsApp? Spiamoli insieme, su K-Radio, kradiobologna@gmail.com. Buon ascolto, e iscrivetevi ai canali YouTube Finestra Libera e Risparmio in Cucina Aloha. Un grosso saluto da parte di Mauro Poditaro, da K-Radio, e da tutti noi quanti che, chi più chi meno, io molto meno e altri molto di più, collaboriamo per riuscire a fare un contenitore, una specie di, che poi alla fine è sì radio, e c'è la parte radio registrata che va 24 ore su 24, ma anche podcast, e quindi on demand, come si dice, cioè quando uno lo vuole andare a sentire si va a sentire appunto la parte interessante. Quello che volevo dirvi è grazie naturalmente a tutti noi, io escluso, ma grazie per tutto quello che tutti gli altri stanno facendo, per iniziare con Renzo, poi Anna, Paola, c'è anche il nostro mattatore e il nostro fantasioso poliedrico Maurizio DJ, che saluto e ringrazio a nome di tutti di esserci su questa su questa radio, su questo diciamo revival di una radio che è stata moltissimi anni fa a Bologna, è stata una vera e propria radio libera, come si chiamavano in quel momento. E cosa ci faccio qua oltre a chiacchierare sui componenti della radio? Questa volta volevo proporvi una ricetta, e ve la propongo in due versioni. Una per chi è ancora schiavo della carne, tra virgolette, e si può fare in questo modo qua, semplicemente andando in un supermercato. Io sono andato al Lidl perché mi piace, se uno non riesce a trovare la verdura di stagione, è ottimo, almeno quasi tutto è abbastanza buono, diciamo. C'è qualcosa no, come ad esempio i minestroni congelati a me non piacciono proprio per niente, c'è un qualcosa che non mi va. Però gli ingredienti, diciamo tra virgolette, da soli di solito sono di ottima qualità. E oggi vi propongo i broccoli, una frittata di broccoli, e che potete fare in due versioni diverse. Allora, prima di tutto prendete questi broccoli, decongelateli, in questo caso sto parlando di piatti abbastanza veloci. Nulla toglie il fatto che uno possa andare al supermercato, cioè dal verduriere, prendersi i broccoli, e ancora, diciamo, sarebbe la soluzione migliore. Comunque si fanno al vapore, la cosa migliore è farlo al vapore, perché bollirlo fa perdere un po' tutte le varie sostanze all'interno del vegetale stesso. E quindi una vaporiera, uno strumento che sicuramente poi voi utilizzate già, e poi frullarlo con un frullatore da cucina, e preparare poi una pastella con delle uova, mescolarla, unirla e poi sistemarla sopra, quindi fare una frittata vera e propria, cioè la base è questa qua. Invece c'è la versione per vegani, in cui al posto dell'uovo si fa una pastella con della farina di ceci. Farina di ceci che va ad essere appunto mescolata con acqua, sbattuta, aggiunto un pizzichino di curcuma per dare l'impressione che sia che siano delle uova anche all'interno, anche così l'occhio vuole la sua parte, e poi aggiustare di pepe o di sale, come volete. C'è ad esempio un sale in cui ci sono assieme delle verdure, cioè pardon, delle erbe disidratate, che sono ottime da mescolarlo e dare un po' un senso un po' diverso dal così al
ai piatti. Quindi basta, è finito. Vi saluto, provate sia la versione per carnivori, perché potete anche aggiungerci, magari i carnivori possono aggiungerci un po' di prosciutto, eh? Io non ve l'ho detto, però. E poi metterci sopra anche delle sottilette di formaggio. Quelli che non sono invece vegani, non diciamo si arrangiano, ma forse magari mangiano molto meglio dei carnivori, e quindi oltre a questa pastella che unisce, si possono mettere anche molte altre cose che la vostra fantasia sicuramente vi aiuterà. Un saluto ancora da Mauro Buditaro. Sono scesa a Mittuone, cioè praticamente 3 km prima di arrivare a lavoro, e ho visto che ci vogliono, mi mancano 3 km per fare 10 km di camminata oggi. E uno dice: ma sei pazza, hai mal di schiena? Sì, sono pazza, c'ho mal di schiena, ma magari così, tenendo in allenamento il muscolo mi si scioglie e mi fa meno male. Quindi mi faccio questi altri 3 km a piedi, tanto che sono le 12:40 e posso tranquillamente arrivare al lavoro con calma. Ecco, visto che ci vogliono 40 minuti da qui da dove sono scesa al lavoro. Adesso vediamo quanto tempo ci metto. Però mi sa che mi conviene attraversare, perché almeno sono dalla parte giusta della strada. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K Radio è sempre con te. Ora, cedoline consegnate. Se posso fare un messaggio per la radio, che magari ti serve anche per domani, se è troppo tardi, scusami. Però vabbè, posso anche darti questo messaggio nella nostra rubrica, che penso vada bene comunque, no? Se no vi saluto tutti, amici della radio. Praticamente ho consegnato le cedoline per la scuola, che la scuola ha sbagliato, non se ne è tenuta la sua copia, perché io ogni anno mi dimentico la copia che deve rimanere a scuola, non l'ho neanche firmata, vedete voi? E mi dimentico la copia mia da lasciare a casa. Però vedete, ormai proprio la memoria, vabbè, la memoria più che altro è che comunque non le sono cose che fai sempre, quindi mi dimentico costantemente. L'anno scorso però mi sa che sono stata più diligente, e adesso sto andando a pagare la bolletta, che allegria. E poi torno a casa. Pensavo, ho appena registrato un video, l'ho registrato ieri, l'ho editato, per la passeggiata che ho fatto, che sai che ieri ti avevo registrato la puntata per il lunedì, e ti ho anche messo l'audio per il sabato. E nel frattempo poi ho fatto un piccolo pezzettino per me, per YouTube, e l'ho mandato oggi. Il video è uscito, buongiorno, il video è uscito praticamente adesso, e credo sia appena uscito, perché il mukbang ce l'ho, ma dura 19 minuti e devo mettermi con calma un giorno che sono da sola, che non devo correre, a farmi tutto, perché sennò diventa un disastro. Non so se ci sono altre mamme all'ascolto, per cui la cosa è la stessa. Sono tornate le giostre, saranno contenti i miei figli. Oggi non riesco, ma magari domani mi porto a fare un giro sulle giostre. Quindi, per quello che riguarda la mia camminata,
Oggi penso di prendere il pullman alle 12, devo iniziare alle 2, così ora che arrivo a Vittone sono le 12:20, come ieri 40 minuti per le 13:10 arrivo a Vittone, a Sedriano, e poi ciao, e poi alle 2 inizio, così ho il tempo anche di mangiare. Sabato devo andare a lavorare, che mi ha fatto rimanere a casa lunedì, ma va bene perché tanto faccio 8:30, 1, quindi va benissimo, va bene 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 bene. Se no veramente poi quando è domani, è giovedì, non riesco perché accompagniamo i bambini, vado a lavorare, esco e devo andarli a prendere e quindi non riesco. Venerdì sì, volendo, perché inizio alle 2 venerdì, quindi ho tempo di farlo in mattinata, quindi diventano 4 volte. E poi direi che sabato anche no, perché sabato poi avrò i pesi, però magari comunque venerdì riesco a farmi un'oretta, che magari non saranno proprio 10.000 passi, però va bene lo stesso, magari un 3 chilometri riesco a farli, sperando che la mia agenzia sia aperta, questa dove pago le bollette, e non apro il pomeriggio, perché sennò sono nei guai, perché pomeriggio, oddio, può venire Rocco, però Rocco in queste cose sono io quella che praticamente fa tutto, lui mi sopperisce nel momento in cui non riesco. Ah no, dovrebbe essere aperto, vuoi ti sta lì, un signore pensava davanti a me. Sono arrivata. Hai fatto bene a inoltrare l'audio anche lì, e nel nostro trade, nel nostro trade, senti come lo dico, anzi questo lo mandiamo in onda anche su K Radio. Renzo, senti Paola come Renzo dice trade, senti come sono proprio professional. Ecco, avevo appena detto trade, ho subito detto professional. Bene, bene. Io invece stamattina, non so se te l'ho detto, non sono riuscito ad andare al lavoro a piedi. E pazienza, pazienza, tanto oggi pomeriggio facciamo una bella camminata io e Massimo, che riusciamo a fare solo un paio di volte al mese. Lontani i tempi in cui lo facevamo tutti i giorni, praticamente tutti i giorni. Vabbè, pazienza. E niente, sto facendo dei gran post in questo momento per il nostro giornale online, per www.letteralmente.info. E non so se ci guardi mai tu Paola, comunque se questo audio lo mettiamo anche in radio, chi sta ascoltando visiti tutti i giorni, e anche tu Paola, www.letteralmente.info, e lì appunto io tutti i giorni faccio uscire un po', io faccio in modo che tutti i giorni esca una cosa, poi se ci sono delle cose in più, ad esempio Carmelina, di solito quando fa un'intervista per la radio, spesso e volentieri fa anche il video, e ancora più spesso e volentieri fa anche delle foto, per cui a quel punto ci costruisco intorno un post, un articolo per il nostro giornale online, per letteralmente.info, che è poi anche www.caparadio.net, tanto alla fine www.letteralmente.info e www.caparadio.net sono la stessa cosa, il sito è sempre quello, e dove metto, oltre alla trasmissione radio che ho confezionato intorno alla sua audio intervista, metto magari il video, se c'è, metto le foto, un eventuale testo che lei mi manda, e poi tutti i giorni, con o senza queste cose di Carmelina, io comunque faccio in modo che esca un giorno sì, un giorno no, una ricetta vegetariana, e un giorno sì, un giorno no, un pensiero di un pensatore che si chiamava, perché non è più in vita, Omram Mikhail Ivanov, e così, e quindi insomma
E quindi così. Cos'è, chi è che continua a mandarmi mail su mail qua? Ah, ok, niente di che. Ha scritto Boditaru. Ciao Boditaru. Se questo audio lo mettiamo in onda anche in radio, ti salutiamo io e Paola. Va bene, un bacione Paola, ci sentiamo dopo. Ciao Boditaru. Sai cosa stavo pensando io, Renzo? Che per arricchire il giornale, per comunque l'inizio, magari si potrebbe prendere degli spunti da quello che comunque stai mettendo tu adesso sul giornale. Quindi se dovesse esserci tipo qualcosa di qualche buco o qualche semplicemente abbellimento o non lo so adesso come si dica per il giornale, non vogliatemene, non sono ancora molto pratica, imparerò piano piano e quindi comunque potremmo inserire un'intervista di Carmelina per, o qualsiasi altra cosa, qualche ricetta o qualcosa del genere o qualche pensiero particolare. E volevo fare io sinceramente, mi sono fermata perché prima che mi investono, volevo fare io sinceramente parlando la recensione di quella che è stata la festa che ha fatto Eurospin Bareggio, ma non ci è stato concesso fare foto e ci è stato espressamente detto di non fare foto e di non divulgarle, perché sennò sinceramente ne avrei fatto un vlog su YouTube, seguitemi Risparmio in Cucina Alva, oppure l'avrei fatto comunque un'intervista o qualcosa del genere quando potevo, ma c'è stato purtroppo vietato, sennò poteva essere una cosa carina. Ah, intanto per chi mi sta ascoltando e volesse approfittare, fatemi sapere, perché andando a pagare la luce, non vi ho detto che il ragazzo, ho chiesto al ragazzo esplicitamente se ci fosse ancora la possibilità di fare la porta a un amico, cioè praticamente col mio codice cliente, sottoscrivendo una fornitura luce o gas o entrambe, chi ne fornisce, chi fa l'iscrizione col mio codice, che poi ci farò un video, e mi darà la possibilità a me di avere 15 euro di sconto e invece sconti aggiuntivi perché si iscrive col mio codice cliente, che ovviamente darò in privato, non pubblicamente, per una semplice questione che poi si possa risalire al codice fiscale e anche ad altre cose. Quindi assolutamente a chi vuole farlo con proprio persone un attimino non fidate, comunque con persone con cui posso dare i miei dati sostanzialmente. Perché non chiudere? Perché lasciare tutto aperto, no? Lasciamo tutto aperto, è primavera. Vabbè, ci sentiamo dopo. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Archivio Bologna. Potete contribuire inviando i vostri MP3 a radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto! Radio Tao presenta. Il sogno di Pinocchio, originale radiofonico di Ugo Balestra.
Personaggi: dottor Marco Pini, industriale ultra sessantenne, è il Pinocchio del sogno. Il fantasma del grillo parlante è il grillo prigioniero. Il dottor Marco Pini rientra a casa dopo essere stato alle Cascine per la festa del grillo. Ha comperato una gabbietta contenente un grillo e, fischiettando Firenze sogna, passa il ruscello antistante la sua villa di Fiesole. Bene, bene, il caldo si fa sentire, il sole è ancora alto e questa festa del grillo è splendida. Eccoci a casa, mio caro. Tu puoi stare tranquillo mentre io schiaccio un pisolino sulla mia poltrona. Sono stanco e voglio star solo con i miei pensieri. Pinocchio! 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 Chi mi chiama? Cosa c'è? Pinocchio, sono io, il grillo parlante. Non ti ricordi di me? Il grillo parlante? Ma non eri morto? Certo, Pinocchio carissimo, sono morto perché tanto gentile non sei stato, ma in fondo ti ho perdonato. Sai quella martellata in testa? Me la ricordo ancora e non mi ha mica fatto tanto bene. Comunque, ti ho perdonato. Ho capito. Tu sei il fantasma del grillo parlante. Ma, caro grillo, ormai è passato tanto tempo e le martellate non le tiro più a nessuno. Davvero, Pinocchio? E ti pare possibile che un povero grillo debba stare prigioniero solo perché fa piacere a te? Non è peggio questo? Veramente avrà tanta tranquillità, nessuno lo disturberà. Che gli manca in fondo? Pinocchio, tu, proprio tu, questo non lo devi dire. Non pensi che gli manca il bene più grande? La libertà! Proprio tu, più degli altri, lo dovresti capire. Perché io più degli altri? Vedi, caro burattino, scusami per il burattino. In fondo tu mi sei simpatico e sai perché. Perché tu hai sempre scelto la libertà. Libertà di correre, di vedere il mondo e tutte le tue birichinate erano proprio dettate dalla tua voglia di vivere, di felicità e di conoscenza. Sei però rimasto dentro, sempre buono. Davvero? Ma mettiamola come dici tu. Può darsi. Forse non hai torto. Gli restituirò la sua libertà. Ma ora dimmi, ti vuoi trattenere con me? Ho una gran voglia di parlarti ed ascoltarti. Sai, dopo tanti anni... Come sei cambiato, burattinaccio mio! Ora sei diventata una persona grave, con pensieri di uomo maturo, volentieri. Sono qui per questo! Dimmi, te ne sei avuto male per ciò che ti ho fatto? Io? Ti pare? Ne vuoi ancora parlare? Te l'ho già detto. Mi hai semplicemente spiaccicato sulla parete e mi domandi se me ne sono avuto a male. Devo anche ringraziarti? Scusa, scusa. Hai ragione. Ma posso fare qualcosa per te? L'allero. Non ti pare di aver fatto tutto ciò che potevi? Vorresti fare dell'altro? Se te la senti, allora fa tu qualcosa per me. È tanto tempo che il mio babbo è salito al cielo e vorrei sapere cosa pensa di me. Perché non è venuto lui al posto tuo? Non potevate venire tutti e due insieme? Ogni cosa a suo tempo. Sono venuto anche perché proprio Geppetto mi ha chiesto di fargli questo favore. Un giorno forse verrà anche lui a parlarti in sogno. E la Fatina, la mia buona mamma? La tua mamma è sempre con te, anche se non la vedi per ora.
Sapessi, mio caro Grillo, quanta voglia ho di tutte le persone che non riesco più a vedere. Lo so, però sei stato bravo ed hai passato bene il tuo tempo. Geppetto e la tua fatina sono contenti di te. E tu perché non sei contento? Veramente, sono contento anch'io. Ho lavorato sodo e sono stato anche fortunato. Forse sono stato aiutato dal mio babbo e dalla mia mamma, cioè la fatina. Inoltre posso dire di aver incontrato sempre bene mia moglie e i miei tre ragazzi. Sai che sono diventati grandi e ora lavorano con me nella mia industria di giocattoli? Lo so, Pinocchio. Ti devo dare del lei e chiamarti dottore? Adesso mi prendi anche in giro. No, no, per carità. In realtà ora il mio nome è Marco Pini. Sai, ho dovuto pure iscrivermi all'anagrafe e nel mio caso speciale mi è stato consentito cambiare nome. Perché? Non ti piaceva Pinocchio? Ma certo, sarebbe stato però un cognome troppo fuori del comune e ho preferito rimanere fra gli altri tenendomi meno in vista. Non ho fatto bene. Va bene, dottor Marco Pini, se preferisci così lo posso anche chiamare. Ormai il burattino non c'è più e quindi lei ha voluto cambiare nome. Glielo concediamo. Vedi, la mia industria di giocattoli si chiama la Casa di Pinocchio. È inutile che ce lo racconti. Lo sappiamo tutti ciò che hai fatto e la felicità che hai raggiunto. Ma io sono venuto perché in questi giorni ti ho visto troppo pensieroso. Che cosa temi? Ebbene, mio caro Grilletto, temo tutto e niente. C'è poco da immaginare. I 60 sono passati ormai e mi sento sul viale del tramonto. Cosa mi aspetta ancora? Ho costruito tanti giocattoli, bambole, pinocchietti, fatine, soldati, burattini di tutte le specie, ciuchini, una bella balena e perfino uno stupendo mangiafuoco. Chi è? Chiaro, è Mangiafuoco che ti saluta dall'altro mondo. È commosso e non sa come ringraziarti del tuo ricordo. Ma io sto sognando? Che vuol dire sognare? Lo sai? Certo, vuol dire immaginare cose impossibili, al di fuori della realtà. In sostanza, avere delle allucinazioni. Ma non ti formalizzare, grullino mio. Le allucinazioni, figurati, sono parole. Parole basta! Come fai a stabilire la verità e la realtà? Lo sai cosa dice un poeta indiano? Chi sono io? Un uomo che sogna di notte di essere una farfalla? O una farfalla che sogna di giorno di essere un uomo? Allora si potrebbero dire tante bugie e affermare che fanno parte di una diversa realtà. Io potrei dire, chi sono io? Un uomo che sogna ad essere un burattino? O un burattino che sogna ad essere un uomo? Lo puoi dire! E puoi distinguere la realtà dal sogno? Forse in questo momento sto proprio sognando. Può anche darsi, ma allora siamo sempre al punto di partenza. Non può essere che sia reale anche il sogno. Come sogno potrà anche essere reale, ma come realtà non può essere inverosimile. E insomma, cosa vuoi che ne sappia, mio caro Grillo? Non lo so, so soltanto che anche oggi continuo a cercare una realtà che potrebbe essere un sogno. E affondo in un sogno che potrebbe anche essere o non essere. Forse anche questo ho cercato durante la mia verde età. Essere o non essere? Che sei diventato Amleto? Forse per questo che cercavi la verità raccontando frottole? Non per difendermi, ma in fondo era un'affannosa ricerca di me stesso. E la fatica di trovare la strada giusta non era poi tanto indifferente,
almeno nel mio caso di povero burattino di legno. Ti voglio lasciare questa scappatoia, perché qualche merito l'avevi anche tu. Non eri poi del tutto senza cuore. In fondo hai anche messo giudizio. Ti sei trasferito con Geppetto a Firenze ed hai seguito l'insegnamento del tuo babbo. Lo sai che il tuo babbo fu un vero maestro, un grande artista? Devi ritenerti fortunato di aver avuto un tale insegnante. Geppetto, pur così povero, ti ha lasciato una ricchissima eredità che tu hai bene messo a frutto. Grazie, mio bel Grillo, soprattutto per le parole buone verso il mio babbo. Ma io sono veramente sistemato? Sono arrivato? Mi viene spesso la tentazione di porre tutto in dubbio. Pinocchio, sistemarsi vuol dire cercarsi, e cercarsi vuol dire amare la verità. Così ritorniamo al solito discorso. Tu hai creato te stesso cercando te stesso, ma ricordati, quanto più ti avvicinerai alla verità, tanto meno sarai creduto. Nella verità c'è la salute, e con la salute la felicità. Che pensieri profondi hai. Certo, tu te ne intendi di bugie, vero? Perché me lo ricordi? Ho paura poi che il mio naso diventi più lungo. Vedi? Il tuo naso è normalissimo. Non si è allungato, quindi non hai dette più altre bugie da tanto tempo. Ma il sogno non è una bugia. Lo sai che senza sogni non potresti sopravvivere in quella che oggi tu chiami realtà? Nessun uomo è privo di sogni. Lo credo anch'io. E dimmi, cosa desideri? Cosa sogni di più in questi ultimi tempi? Capire se è giunta l'ora di sintetizzare la mia vita e se in sostanza io possa dire che il vecchio burattino abbia ceduto il posto ad un vero uomo. Lo fai apposta allora. Cosa vuoi, altri complimenti? No, no, vorrei solo sapere se tutta questa fabbrica di giocattoli abbia fatto del bene a qualcuno, oltre che permettermi di vivere insieme alla mia famiglia. Hai dimenticato la gioia dei bambini di fronte ai giocattoli? Certo, signor Pini, puoi tirare le somme della tua vita. Tutto bene, te lo assicuro. Già, però i giocattoli sono solo pezzi di legno senza vita. Non è vero, Pinocchio! I bambini li rendono vivi, perché i giocattoli li fanno sognare e intanto nel sogno riprendono a muoversi. E poi... Cosa vuol dire quel poi? Su, Pinocchio, non fare l'ingenuo. Lo sappiamo che tu i tuoi giocattoli non li hai soltanto fabbricati e venduti, li hai anche regalati. Figurati, io sono un commerciante come tanti e non ho nulla di speciale. No. Adesso stai attento, potrebbe crescerti il naso molto lungo. Non fare il falso modesto. O via qualche rara volta per qualche bambino povero. Non potevo mica far fare brutta figura a Babbo Natale. Sappiamo anche questo, come vedi. Dunque, hai conservato l'amore verso le cose semplici dell'infanzia. Sei rimasto ancora un po' fanciullo. C'è ancora in te qualcosa dell'antico burattino. Da tempo sei sposato e sei felice. Hai anche 3 bravi ragazzi e sei perfino benestante. Per quanto capito, tu ti trovi a rimpiangere la tua infanzia. Non ti contenti mai. Forse hai ragione. Dove sono finiti i giorni della mia strana avventura? E il cane Lidoro? E la volpe? E il gatto? Senti, caro dottor Pini, non rimpiangere troppo il passato, non credere che la felicità stia tutta nella dimensione che oggi ti ospita. Ci sono tante altre cose belle, anche altrove, che ancora non puoi vedere. Perché non me le spieghi? E credi che le capiresti? Mi sforzerò di capirti. Pinocchio mio, posso dirti troppo poco. Dovresti avere fiducia in quello che ti ho già detto. Non posso superare i limiti della tua attuale capacità di conoscere. Più tardi ti sarà dato di sapere di più. Dimmi ancora. Le parole non sono sufficienti. In ogni modo ne userò alcune che si avvicinano maggiormente ma pallidamente all'idea. Vibrazioni, velocità, energia, onde, attrazioni, frequenze, altezze, assenza del tempo, profondità di spazio, colori, luce,
Armonia! E il sogno? Non chiedermi di più. Torneremo al punto di partenza. È reale dunque il sogno? Allora non è vero niente. Geppetto, la fatina, la balena e tu stesso, tutto un sogno. Che stia sognando me stesso. Chi lo sa, Pinocchio, hai avuto e provato molte realtà, ma non puoi stabilire ciò che fu sogno e ciò che fu realtà. Non te ne meravigli? Sono semplicemente pieno di stupore. Sento una potenza grandiosa che non so se ho cercato. Ed eccomi qua, vecchio burattino, tenuto probabilmente dai fili invisibili di uno spaventoso mangiafuoco. No, non spaventoso, Pinocchietto caro. Grande, molto buono. Non hai del resto ricevuto in dono 5 zecchini d'oro? Tu li hai anche fatti fruttare e così il campo dei miracoli è diventato una realtà anche per te. Può darsi che sia vero, ma mi domando se il burattino Pinocchio sulla scena del mondo sia stato soltanto io. Le bugie le ho detto solo io? No, certamente. Sapessi quanti burattini passeggiano e recitano la loro particina dentro il teatrino attuale del mondo. E quanti lo fanno sapendo di mentire. Sapessi quanti uomini maturi, si va per dire, vivono di bugie. Se tutti i nasi dei bugiardi si dovessero allungare sulla terra, non si girerebbe più. Si urterebbero tra loro. Mi viene da ridere pensandoci, ma poi mi domando perché solo io devo portare l'attributo di bugiardo, mentre tanti altri potrebbero anche essere stati peggiori di me. Non te ne incaricare, strullino mio. Hai sognato e poi ti sei svegliato. Comunque sono ancora pieno di sorprese. Vedo che passerò tra un sogno e l'altro, da un teatrino all'altro. Non è del tutto così, ma intanto tu almeno hai preso a ragionare per conto tuo. Hai messo a frutto la tua ragione e la tua pazienza. Hai lavorato e sopportato diversi contrasti. Hai organizzato un commercio simpatico e, come vedi, sei anche sufficientemente agiato. Non mi verrai a dire che un uomo si deve considerare arrivato solo perché ha raggiunto un buon livello economico. No, mio caro amico, non me lo sogno neanche. Quando hai raggiunto la tua verità, lo hai fatto per rispetto anche degli altri. Quella è la tua vittoria. Ti servono altri elogi? Per carità, ma una cosa mi serve ancora. Che cosa? Mi hai detto che i miei giocattoli hanno la possibilità di vivere e ne vorrei avere le prove. Non chiedi poco, ma Geppetto e la Fatina hanno previsto tutto e hanno deciso, per premiarti, di darti anche questa gioia. Senti, fai attenzione, vedrai e sentirai cose inverosimili. Non chiedermi però se in questo momento sei desto. Questo è un poliedro di cristallo limpidissimo. Guardalo con molta attenzione. Vedi, gira su se stesso. Guarda ora la sua prima faccia. Cosa vedi? Ma io vedo la fattina. La mia mamma mi guarda, sorride, mi saluta, i capelli turchini, la veste di seta rosa. Guarda bene, Pinocchio, il poliedro, girando su se stesso, ti presenta un'altra faccia. Che vedi? Vedo Geppetto. Ha la giacca azzurra con i bottoni di brillanti. Anche lui mi saluta e mi sorride. Ancora, Pinocchio! Il poliedro gira ancora e ti presenta un'altra faccia. Che vedi?
Caspita, mangia fuoco, mi mostra molti zecchini d'oro. Vedi, Pinocchio, sono gli zecchini che tu hai guadagnato quando hai smesso di fare il discolo e ti sei ingegnato a lavorare onestamente. Guarda ancora, il poliedro lucidissimo gira per te ancora una quarta volta. Cosa vedi? Grillo mio, sono sopraffatto. Vedo. Lì c'è il circo dove io sono stato somarello. Quanti ricordi, lontani. Forse è primavera, questa primavera o un'altra primavera. Sì, la tenda, le luci, le ballerine, i pagliacci, i leoni, le tigri, vedo i cavalli. Può darsi, Pinocchio, aspetta, lasciati andare. La musica ti attrae, solo con la musica potrai vedere. Armonia anche per gli occhi e per il cuore. Se avrai sempre cuore, vedrai sempre giusto. Solo così raggiungerai più profonde verità. Il poliedro è uno solo, ma le facce sono tante. Tante. Ascolta, verrà dell'altro. Ecco, Pinocchio, vedrai dell'altro tra poco. Ecco, i soldatini. Che meraviglia! Ecco tutte le mie creature. Le bambole da me costruite si muovono. I miei soldatini sfidano marciando. Ancora il circo, un circo di giocattoli. Di nuovo i miei leoni di legno, gli elefanti, i ciuchini. Sembra che tutti mi salutino. Ancora sembrano avvicinarsi allo schermo di cristallo per salutarmi meglio. Ah, non potrei raccontarla a nessuno. Nessuno mi crederebbe. Come vedi, Pinocchio, c'è ancora in te l'ingenuo burattino. Tieni per te questa verità, perché tanto il mondo in cui oggi vivi non vorrà mai capirti. Tu sai perché? Perché sei pronto a recepire con semplicità, senza condizionamenti. Questo è ciò che ti può rendere felice. Ora però è venuto il momento di svegliarti e non dimenticare quanto ti ho detto. Più ti avvicinerai alla verità, meno sarai creduto. Libera dalla prigione il grillo che hai comperato alle cascine. Ciao, Pinocchio! Sì, subito! Ho sognato? Cos'è successo? Che strano. Ho sognato d'essere Pinocchio. Sarà perché in questi giorni ho ricevuto un cospicuo ordine di burattini per l'estero. Però, veramente i sogni ti lasciano sottosopra. Quale sarà la realtà? Già. Andiamo, grilletto mio. Non è giusto che tu debba restare prigioniero. Per te c'è il prato del mio giardino. Eccoci all'aria aperta. Vivi la tua giornata da libero grillo. Salta liberamente. Canta e sogna come ti pare. Ciao! Ciao, grillo!
Avete ascoltato Il sogno di Pinocchio, originale radiofonico di Ugo Balestra. Hanno collaborato alla realizzazione Ernestina Venturini, Enrico Valenza, Elisabetta Grannonio. Delegata alla produzione Barbara Budoli. Tecnico del suono Gianluca Martini. Una produzione Radio Tau Bologna. Anchor è un'applicazione che ti permette di registrare in modo facile un podcast e distribuirlo. Potrai distribuire il tuo podcast anche su podcast di Apple e su molte altre piattaforme gratis. Ti permette di salvare clip audio con il tuo smartphone, aggiungere la tua musica in sottofondo e inserire effetti sonori e brani. Una volta che hai registrato e aggiunto la musica, sei pronto a distribuire gli episodi del tuo podcast e l'applicazione ti aiuta anche in questo. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com.